Carissimi fratelli e carissime sorelle, sono onorato di aprire questa 57esima settimana di spiritualità organizzata dal Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresiano. E sono particolarmente felice di farlo oggi perché ho il piacere di introdurre due persone carissime, da cui ho ricevuto personalmente molto. Cioè Monsignor Luis Ladaria, che è stato mio professore e direttore di tesi all'Università Gregoriana, per fare il professore anche di Fernando, e padre Fernando Miglianna, mio compagno nell'avventura di guidare in questi anni la famiglia del Fernando. Grazie di cuore Monsignor Ladaria e padre Fernando per essere qui con noi, per aiutarci ad approfondire e arricchire la nostra riflessione teologica e spirituale. Il tema scelto per quest'anno mi sembra particolarmente originale e attuale. Forse la sua formulazione nel sottotitolo, il principio di integralità nella visione dell'umano, può intimorire i non addetti ai lavori, tra i quali mi iscrivo per primo. Ma ci incoraggia e ci illumina la citazione dell'enciclica Laudato Si, numero 42. Tutte le creature sono connesse tra loro. È questa connessione, questa comunione tra le creature che viene posta al centro dell'enciclica di Papa Francesco, al fine, come dice lui stesso, di proporre un'ecologia che nelle sue diverse dimensioni integri il posto specifico che l'essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda, il numero 15 di Laudato Si. Senza dubbio tale proposta di una ecologia integrale pone alla teologia spirituale e all'antropologia cristiana prospettive e questioni nuove. Che cosa significa pensare l'uomo in un orizzonte diverso da quello tracciato dall'antropocentrismo moderno? Quali dimensioni dell'uomo emergono o assumono maggiore rilevanza nel momento in cui se ne sottolinea l'appartenenza al mondo creato e il bisogno che egli ha delle altre creature? In effetti siamo piuttosto abituati a pensare l'uomo come signore del creato e alle creature come esseri posti al suo servizio. Il Papa invece ci invita a porre lo sguardo sul Cristo risorto come punto finale della maturazione universale e a considerare il cammino comune di tutte le creature che, dice al numero 83, avanzano insieme a noi e attraverso di noi verso la meta comune che è Dio. E mi viene in mente l'immagine della creazione che San Giovanni della Croce introduce nelle sue romanze trinitarie, quando ci presenta la creazione nella sua unità, come una, potremmo dire, persona collettiva, come la sposa che il padre dona al figlio. E l'unità della creazione nella diversità delle creature, Giovanni così dice, creature angeliche, umane e terrestri, è data dall'amore per lo stesso sposo. Dice Giovanni che è l'amore di un mismo esposo, una esposa los afia. L'amore dello stesso sposo li faceva, queste creature le rendeva una sola sposa. Come si vede anche solo da questa citazione, c'è molta materia per un rinnovamento e un arricchimento della riflessione teologico-spirituale. Insomma, credo che questa settimana sia un'occasione preziosa per rileggere la spirituale
spiritualità con le chiavi interpretative offerte dall'enciclica Laudato Si. Come pure per rileggere l'enciclica di Papa Francesco alla luce della tradizione spirituale e mistica cristiana. Auspico di cuore che questi giorni possano offrire un piccolo ma significativo contributo alla recensione e all'approfondimento di questo importante documento del Magistero. Ecco, non voglio dilungarmi ulteriormente e passo la parola ai nostri relatori che certamente hanno cose più interessanti da dirci. Do la parola a Monsignor Ladaria, come dicevo è stato per molti anni professore di teologia dogmatica, varie discipline della teologia dogmatica, sia all'Università Comillas sia all'Università Gregoriana. Penso che molti dei presenti conosceranno alcuni dei suoi libri, alcuni sono diventati dei classici come il manuale di antropologia teologica o anche quello sulla Trinità di Dio vivo e vero. Da diversi anni ormai, 8 anni, ecco, è stato nominato segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, consacrato arcivescovo e quindi pur continuando certamente la sua riflessione teologica, il suo lavoro quotidiano e un servizio diverso alla Chiesa. Lo ringraziamo di cuore, il tema della sua relazione è la terra, luogo della salvezza. Grazie, Padre Saverio. Dunque il tema che mi è stato proposto è la terra, luogo della salvezza. Io ho preso il sottotitolo La creazione e il mistero del Dio. Inizieremo con alcune citazioni dell'enciclica Laudato Si che possono segnalare l'indirizzo generale di questa nostra esposizione. Dice così l'enciclica numero 138: il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento ultimo e comunicativo di quanto esiste. Il Figlio che lo riflette e per mezzo del quale tutto è stato creato si unì a questa terra quando prese forma nel seno di Maria. Lo spirito, vincolo infinito di amore, è intimamente presente nel cuore dell'universo, animando e suscitando nuovi cambi. E dice anche il Papa: il Signore non si abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la nostra terra. Sono le idee che quasi subito dopo, alla fine proprio dell'enciclica, prenderanno forma di preghiera, della preghiera cristiana con il creato, con la quale l'enciclica si chiude. Ed è una parte di questa preghiera. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudatoci. Figlio di Dio Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria e risorto. Laudatoci. E Spirito Santo, che con la tua luce orienta questo mondo verso l'amore del Padre e accompagni il genito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudatoci. Questi testi e altri che potremmo trovare nell'enciclica considerano il mistero del mondo creato da Dio in una prospettiva trinitaria. La creazione è infatti l'opera della Santissima Trinità. Questo vuol dire, tra l'altro, che la creazione e la salvezza si trovano legate intimamente e che la creazione, già fin dal primo istante, si orienta verso la salvezza.
la terra non è per caso il luogo della salvezza. È stata orientata fin dal primo istante verso di essa. La Chiesa dei primi secoli dovette respingere, soprattutto nel secondo secolo, le dottrine gnostiche e manzionite che disprezzavano la creazione e in concreto il corpo umano, che distinguevano fra il demiurgo creatore, Dio giusto, e il Dio buono e padre, rivelato da Gesù, che non è il creatore per loro, gli gnostici, per i marzioniti soprattutto, che non è il creatore dell'universo, ma piuttosto colui che libera da esso i cosiddetti pneumatici, gli uomini spirituali. Per i cristiani invece, la salvezza non è la liberazione e la salvezza dal mondo, ma la salvezza del mondo, oggetto dell'amore infinito di Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio di gente, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, perché colui che crede in lui non verrà perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio del mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Giovanni 3. Ma da dove scaturisce l'amore col quale Dio ha amato il mondo? Viene dalla sorgente dell'amore, che è soltanto Dio stesso. Dio è amore. Leggiamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, 8, 16. Si può arrivare a questa affermazione, evidentemente, soltanto a partire dell'amore che Dio ci ha mostrato, nei benefici che Egli ci ha fatti, specialmente nella missione del suo figlio in tutta la sua vita, morte e resurrezione, e nella missione dello Spirito Santo, spirito di amore e di amore. Il Nuovo Testamento insinua che questo amore verso di noi si fonda nell'eterno amore del Padre verso il Figlio. Infatti, che il Padre ama Gesù, il suo figlio di genito. Che egli è amato del Padre è un'affermazione ricorrente nei differenti scritti del Nuovo Testamento. Così troviamo quest'idea nel battesimo del Giordano e quella della trasfigurazione, il Vangelo di oggi, il figlio amato. Anche se nel Vangelo di oggi questo viene in alcune varianti, ma chiaramente in Marco ed in Matteo. In Gesù il figlio amato, il Padre ci ha gratificato. Gesù è il figlio del suo amore. Nel quarto Vangelo appare frequentemente l'idea dell'amore di Dio Padre per il figlio, un amore al quale Gesù corrisponde, poiché egli ama il Padre e fa ciò che questi gli comanda. Questo amore, si insinua anche nel Nuovo Testamento, non si limita all'economia salvifica. Il Padre ha amato il figlio prima della creazione del mondo, Giovanni 17,24. A partire da questi dati, La riflessione credente della Chiesa ha sviluppato la dottrina e il dogma della Trinità e ha parlato dell'essere di Dio come amore e dello scambio di amore che fin dell'eternità intercorre fra le persone divine, un amore del quale noi siamo chiamati a partecipare. C'è un testo molto bello a questo riguardo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 221, che dice così: lo stesso essere di Dio è amore. Mandando il suo unico figlio e lo spirito di amore nella pienezza dei tempi, Dio, si capisce Dio Padre, no? Rivela il segreto, il suo segreto in un modo summo, in un modo massimo. Egli eternamente è scambio di amore. Padre, Figlio, Spirito Santo, e ci ha destinato ad essere partecipi di questo amore. E mi è un piacere per me citare qui San Giovanni della Croce, e lo cito in spagnolo perché io in italiano non lo leggo. E dice così, riferendosi nel romanzo sulla Santissima Trinità, sul Vangelo in principio era verbo, por lo quale era infinito el amor que las unía, che univa le tre persone, perché un solo amor, tres, tiene,
che sua essenza se defia. Dall'amore che Dio ci mostra arriviamo all'essere del Dio amore. A partire da questa rivelazione scopriamo che da questo mistero infinito scaturisce tutto il bene che Dio ci fa. E anche a partire dalla rivelazione dell'amore di Dio e dell'alterità nel Dio uno e trino si è visto il senso dell'alterità che Dio liberamente produce nella creazione. Dio nella creazione produce l'altro. E il fondamento di questo altro, di questa alterità della creazione, si trova nell'alterità che esiste in Dio. Padre, Figlio, Spirito Santo hanno la stessa essenza, ma non sono la stessa persona. Sono lo stesso nel senso, ma non le stesse persone, la stessa essenza, ma sono altri, no? Uno è il Padre, altro è il Figlio. Non un'altra cosa, ma altro. Questa creazione trova nella Trinità divina il suo fondamento. Proprio perché in Dio c'è infinito amore, e questo vuol dire che c'è alterità, perché se non c'è alterità non può esserci amore, egli può creare senza farsi dipendente della sua creatura. Non ha bisogno di noi per amare ed essere amore. Da qui la convinzione cristiana che Dio non crea per necessità, né per aumentare o acquisire la propria felicità, ma in totale libertà, per la sua bontà e forza onnipotente. Così il Concilio Vaticano I. E voglio sottolineare che il Concilio Vaticano I, quando parla di Dio origine delle cose, non dice, come noi diciamo abitualmente, Dio ha creato perché è onnipotente. Certo, ma il Vaticano I, prima dell'onnipotenza, dice bontà. Bontà e onnipotenza. Non è indifferente, non è indifferente. I testi dell'enciclica che abbiamo già citato, nel ricollegare la creazione alle tre divine persone, implicitamente colloca la creazione nell'ambito di quell'amore che è la vita di Dio in se stesso. Perciò poteva dire San Giovanni della Croce di nuovo che tutto l'universo è come un mare di amore, così nella Llama de Amor Viva, no? Tutto il mondo creato sussiste nell'ambito di questo amore. Durante alcuni secoli, nella riflessione cristiana, si perse in un certo senso questo legame fra la creazione e la Santissima Trinità a causa della preoccupazione, in sé molto giusta, di salvaguardare l'uguaglianza delle tre persone e l'unità dell'azione delle tre persone divine che, come diceva Sant'Agostino, giustamente, essendo inseparabili, operano anche inseparabilmente. Il Magistero della Chiesa ha ribadito che le tre divine persone non sono tre principi, ma soltanto un principio di tutte le creature. Nel confermare questi altri insegnamenti, il Catecismo della Chiesa Cattolica aggiunge una decisiva precisazione. Ciascuna persona divina compie l'operazione comune secondo la sua proprietà personale. Le tre persone operano inseparabilmente, ma ciascuna delle tre persone compie l'operazione comune secondo la sua proprietà personale. L'enciclica Laudato Si, nel numero 238, ripete letteralmente questo insegnamento, anche senza citare il Catechismo. Già nel Nuovo Testamento troviamo insinuata con chiarezza quest'idea, quando si sottolinea che dal Padre, che è il primo principio, tutto procede e che tutto è stato fatto mediante il Figlio. L'inno del primo capitolo della lettera ai Colossesi colloca in parallelo la mediazione di Cristo nella creazione e nella redenzione, aggiungendo che non soltanto tutto è stato creato mediante Cristo, ma anche in vista di Lui. Colossesi 1:16-20. Il Santo Padre Francesco si fa eco di questo insegnamento. Dice così: secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell'intera creazione passa attraverso il mistero di Cristo che è presente fin dall'origine, e cita il testo di Colossesi. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Il prologo del Vangelo di Giovanni mostra l'attività creatrice di Cristo come parola divina, Logos,
così l'enciclica nel numero 99. Se in questi testi neotestamentari che abbiamo citato lo Spirito Santo non viene direttamente menzionato nel contesto della creazione, molto presto i padri dei primi secoli, prendendo lo spunto di alcuni testi dell'Antico Testamento, Genesi 1:1, Salmo 33, eccetera, hanno aggiunto la menzione dello Spirito insieme al Padre e al Figlio. A questo risultato portava la consapevolezza sempre più chiara della divinità dello Spirito e della sua consustanzialità col Padre e il Figlio. Se lo Spirito ha un ruolo fondamentale, insieme alle altre due persone, nella salvezza, lo deve avere già nella creazione, che si orienta verso quest'ultima. C'è un parallelismo, no? Il secondo concilio di Costantinopoli confermò in modo definitivo questa dottrina, che dice così: uno infatti è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose, uno è il Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose. E in questo collegamento con la proposizione della preposizione en con lo Spirito Santo, San Basilio diceva: questo en dice due cose, che tutto è nello Spirito e che lo Spirito è in tutto. Dunque l'en può voler dire queste due cose e dice queste due cose, Basilio di Cesarea. Si sottolinea l'unità e allo stesso tempo la distinzione delle persone mediante l'uso differenziato delle preposizioni legate a ciascuna di esse, in greco ex dia en, in latino ex per in, anche se non in modo esclusivo. Infatti, la possibilità di scambiare il loro uso di questa terminologia mostra l'uguale dignità delle tre persone divine, nonostante la taxis, l'ordine, che fra di esse si stabilisce: Padre, Figlio, Spirito. E questo ordine non si può cambiare arbitrariamente. La salvezza accade nella terra, nel mondo creato, perché essa si trova fin dal primo istante inserita nella vita trinitaria. Tutto viene dal Padre, mediante il Figlio nello Spirito, in un ordine discendente e all'inverso, nello Spirito, mediante Cristo, tutto va al Padre, in un ordine ascendente. Per mezzo di Lui, Cristo, dice la lettera, possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre, in un solo Spirito, così Efesini 2,18. San Ireneo di Lione diceva: Dio è potente in tutte le cose. Fu visto nell'Antico Testamento profeticamente mediante lo Spirito. Fu viste mediante il Figlio in adozione, Nuovo Testamento. E sarà visto nel Regno dei Cieli, paternaliter, paternalmente. Antico Testamento, Nuovo Testamento, vita eterna. No? Adoptive, profetice, adoptive, paternaliter. Lo Spirito prepara l'uomo per il Figlio di Dio. Il Figlio lo conduce al Padre. E il Padre gli dà l'incorruttibilità per la vita eterna, che spetta a ciascuno per il fatto di vedere Dio. Ordine ascendente. Perciò si ricorda il Papa Francesco: la realtà contiene in sé una impronta e una struttura trinitaria, che non riusciamo a contemplare perché il nostro sguardo, dice il Papa, è limitato, oscuro e fragile. I teologi medievali, illuminati dalla fede, cercavano e scoprivano nel mondo creato i vestigi della Trinità, vestigia Trinitatis. Dove possiamo scoprire questa impronta? L'impronta della Trinità, l'interrelazione fra le creature. La terra che abitiamo, la oicumene, che è la nostra casa comune, non è un insieme di enti isolati, senza relazione fra di essi. Al contrario, il cosmo che si presenta ai nostri occhi è un tutto armonico e ordinato, è un cosmos, non un caos. No? Questo fa pensare alle tre persone divine. Così dice il Santo Padre. Le persone divine sono relazioni sussistenti, e come sappiamo la classica definizione di San Tommaso. No?
E il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un'altra cosa, in modo tale che in seno all'universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono fra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra realizzazione. Infatti, la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica, quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è collegato e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità. Così il numero 240. La oicumene, che tutti abitiamo, che è la casa di tutti, ci porta dalle relazioni materiali a quelle umane, in un tutto dove tutti siamo intrecciati. Il mondo riflette Dio e infatti questo si manifesta nel modo come Dio, che è la nostra salvezza, si fa presente a noi proprio in questa terra nella quale viviamo. Molteplici sono le relazioni che intratteniamo con gli altri e con il mondo. L'enciclica si parla dell'intreccio mutuo di questi due aspetti della nostra relazionalità. Dice così: la cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli. L'amore fraterno può solo essere gratuito. Non può mai essere un compenso per ciò che l'altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il vento, il sole, le nubi, benché non si sottometano al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di fraternità universale. Numero 228. La presenza di Dio e della sua salvezza nella nostra terra si manifesta nel fatto che essa ci parla di Dio. Il Santo Padre, prendendo lo spunto da San Francesco, ricorda l'insegnamento biblico sulla possibilità di conoscere Dio attraverso le creature, attraverso ciò che i medioevali chiamavano il liber nature. Dice il Libro della Sapienza: davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandole le opere riconobbero l'artifice. Se affascinati dalla loro bellezza le hanno preso per dei, pensino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Sapienza 13. Paolo riprende il pensiero nella lettera ai Romani. Le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Romani 1. Si potrebbe aggiungere Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Insegna il Concilio Vaticano II che Dio, che crea e conserva tutte le cose mediante il Verbo, offre agli uomini, nelle cose create, una perenne testimonianza di sé. E San Giovanni della Croce insegna che Dio guardò tutte le cose con la figura del Figlio, e così le riempì di bellezza. Nella creazione della terra che tutti vediamo e abitiamo troviamo non soltanto un presupposto neutrale, ma l'inizio della rivelazione della salvezza, e troverà in Cristo il suo apice e la sua pienezza.
tutte le cose nella sua consistenza propria, e non malgrado questa consistenza, ma nella sua consistenza propria, trovano in Cristo Salvatore il suo senso. Lo ha intuito già genialmente Origene, nel suo commento e sue omelie sul Genesi, collegando l'inizio del libro della Genesi come il primo versetto del Vangelo di Giovanni. La Genesi inizia: nel principio Dio fece il cielo e la terra. E il primo versetto di Giovanni dice: in principio esisteva il Verbo. No? I due libri cominciano con le stesse parole: in principio. E Origene ha fatto questo collegamento. In principio fece Dio il cielo e la terra. E qual è questo principio, se non nostro Signore e Salvatore di tutti? Gesù Cristo, primogenito di ogni creatura, Colossesi 1,15. In questo principio, cioè nel suo Verbo, Dio fece il cielo e la terra. Non parla dunque di un qualsiasi principio temporale, ma dice che in principio, cioè nel Salvatore, furono fatti i cieli e la terra e tutte le cose che furono create nel Salvatore, perché soltanto Gesù è il vero principio di tutto. No? Illustri teologi dello scorso secolo hanno parlato della creazione come grammatica dell'incarnazione futura. Dio ha preparato il mondo e in particolare l'essere umano perché siano un veicolo adatto per la sua espressione. Tutto ha in Cristo la sua consistenza e la salvezza che Cristo ci porta, secondo diversi testi del Nuovo Testamento, ha come oggetto il mondo. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo, abbiamo citato già questo testo, per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, Giovanni 3. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, seconda Corinzi 5. In questo mondo, evidentemente, l'uomo ha un posto unico e privilegiato, ma che non può avere se non inserito nel tessuto di relazioni di tutta la realtà. La terra, luogo dei prodigi del Signore. E in questa realtà ha un luogo privilegiato la terra. Essa è il primo testimone dei prodigi del Signore in favore del suo popolo. Esodo 15: stendesti la destra, li inghiottì la terra. Salmo 114: trema o terra davanti al Signore, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe. Dalla terra viene anche la salvezza. Il profeta Isaia compara la salvezza del popolo ai germogli che produce la terra. Come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti le genti, Isaia 61. E leggiamo anche nei Salmi: verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Salmo 85. Secondo i padri della Chiesa, dalla terra ancora vergine fu formato Adamo, e dal seno da Maria Vergine viene al mondo Cristo, il secondo Adamo. Perciò la verità germoglia dalla terra, perché Cristo germoglia dalla Vergine, e la Vergine è comparata alla terra, no? Terra vergine, non ancora lavorata dall'uomo, Maria la terra vergine. Parallelismo, terra, Vergine Maria, Adamo, Cristo. Dalla terra vergine fu formato Adamo e dal seno da Maria vergine venne al mondo Cristo, il secondo Adamo. Perciò la verità germoglia dalla terra, perché Cristo germoglia dalla Vergine, cioè perché il Verbo si è fatto carne, diceva Sant'Agostino. Egli è la verità in persona. Come egli stesso ha detto, la salvezza ha luogo nella terra, perché dalla terra viene il Salvatore. In Adamo, diceva San Pietro Crisologo, la terra si trasforma in carne. In Cristo la carne, che viene dal grembo della Vergine Maria, è elevata a Dio. Perché in Cristo la terra ha dato il suo frutto più prezioso, c'è un nuovo motivo per la lode.
Per questo tutta la terra può lodare il Signore. E infatti i salmi, che alla luce di Cristo diventano ancora più eloquenti, invitano alla lode tutte le creature, come ci ricorda il Papa Francesco, citando Daniele, il Salmo 148. Salmo 148, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli nei cieli, voi acque al di sopra dei cieli, lodino il nome del Signore perché al suo comando sono stati creati. E il libro di Daniele, benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli, benedite cieli il Signore, benedite acque tutti che siete sopra dei cieli, il Signore. Tener presente questa dimensione cosmica della salvezza ci aiuta a non dimenticare Dio onnipotente e creatore. La liturgia ci invita ad essere voce di tutte le creature nella lode al Signore dal quale tutte sono state create. Così il Messale Romano, prefazio della preghiera eucaristica quarta. L'atteggiamento contrario a quello che ci viene proposto è quello che il Santo Padre denuncia in diversi passi dell'enciclica. Ne scelgo uno. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un'altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di Padre, di pace, bellezza e pienezza. Così numero 53. Non soltanto il bene cresce e si sviluppa nella terra, ma anche il male. L'enciclica ci ricorda i noti passi della Genesi, secondo i quali Dio si pente di aver fatto l'uomo a causa della malvagità che si è impadronita della terra. Il Signore vide che la malvagità era grande sulla terra. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. È venuta per me la fine di ogni uomo perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Genesi 6, 5. Contrasta con questa situazione di male e di violenza la pace che il Signore viene a portare alla terra con la sua nascita. Canta Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che nasce dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi nel cammino della pace. E la moltitudine dell'esercito celeste canta la notte di Natale, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. In alcuni dei testi dell'enciclica che abbiamo citato all'inizio della nostra esposizione si parla dell'unione di Cristo con la terra. Non abbiamo commentato particolarmente quegli incisi. Adesso è il momento di farlo. Soltanto la pace che Gesù ci porta vince e supera la violenza che si estende sulla terra e che noi non siamo capaci di controllare. La pace che Gesù ci porta è la sua stessa persona. Egli è la nostra pace, Efesini 2, colui che di due ha fatto una sola cosa, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia per mezzo della sua carne. Nella sua carne, nel suo corpo nato dalla terra, che viene dalla terra, Gesù ha creato la pace. La salvezza si realizza in lui perché egli non soltanto si è unito alla terra, ma si è fatto parte della stessa. Il Figlio di Dio, dice l'enciclica, ha incorporato nella sua persona parte dell'universo materiale, dove ha introdotto un germe di trasformazione definitiva. Numero 235. Il cristianesimo non rifiuta la materia né il corpo umano, perché Gesù si è fatto uomo per la salvezza del mondo. Una persona della Trinità, dice il Papa, si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce.
dall'inizio del mondo, ma in modo particolare a partire dell'incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nell'insieme della realtà naturale, senza per questo ledere la sua autonomia. Numero 99. La natura umana è dunque una parte del cosmo creato. È stata assunta nell'ipostasi, cioè nella persona del Verbo Eterno. E così questo frammento del cosmo è entrato nella vita divina. L'umanità di Cristo, la sua natura umana. Quod seme l'assumpsit, nunquam dimissit. Ciò che una volta ha assunto, mai lo ha lasciato. È un vecchio assioma cristologico di perenne validità. Il Figlio di Dio non esiste senza l'umanità che ha assunto e non ha mai abbandonato. Il frutto della terra è perennemente in cielo. Dalla terra è venuto il primo Adamo e veniamo anche noi. Dalla terra è germinato il sole di giustizia, Cristo Gesù, che anche vuole rinnovare la nostra terra con il dono del suo spirito. Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù guarì l'uomo cieco dalla nascita facendo del fango con la terra e la saliva. Questo mostra, insegnava Sant'Ireneo di Lione, che la formazione dell'uomo dalla terra continua ancora, fino a raggiungere la perfezione, simbolizzata nella visione di colui che fino a quel momento non l'aveva avuta. La nostra terra deve essere ancora messa a disposizione di Dio perché Egli possa continuare a rimodellarla. Per questo dobbiamo mantenerla umida, cioè penetrata dallo Spirito Santo, perché altrimenti, se diventa secca e rigida, le mani di Dio non potranno realizzare la loro opera salvifica, cioè non potranno portare l'uomo alla piena configurazione con Cristo. La salvezza accade nella terra ed è per la terra, specialmente per l'uomo, che da essa è stato plasmato e che non esiste se non in relazione al mondo che lo circonda. Nei grandi eventi salvifici dell'Antico Testamento la terra è stata coinvolta. Ricordando i prodigi dell'Esodo e della conquista della terra promessa, dice il salmista, Salmo 113, il mare vide e si ritrasse. Il Giordano si volse indietro, le montagne saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu mare per fuggire e tu Giordano per volgerti indietro? Perché voi montagne saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge. Lo stesso accade nei grandi eventi della nostra redenzione. Quando Gesù espirò, secondo Matteo 27, il velo del Tempio si squarciò in due, la terra tremò, le rocce si spezzarono. Anche la mattina di Pasqua, Matteo 28, ci fu un gran terremoto. La presenza nella terra della salvezza di Cristo si manifesta anche in questi eventi straordinari. La terra partecipa a questi misteri di redenzione. La presenza del Signore, del risorto, e la pienezza escatologica. L'ultima parola di Gesù, secondo il Vangelo di Matteo, è «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Gesù non ci lascerà orfani, lo Spirito Paraclito sarà sempre con noi. Il Santo Padre ci ricorda che Gesù, poiché ha assunto il mondo materiale, risorto, dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce, numero 221. E ancora, le creature di questo mondo non si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. Numero 100. Niente rimane al di fuori della presenza del risorto che ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Efesini 4. La gloria del Cristo risorto riempie l'universo. I sacramenti sono i luoghi privilegiati dove la natura viene assunta da Dio e viene fatta mediazione della vita divina che Dio ci vuole comunicare.
specialmente nell'Eucaristia, il creato raggiunge la massima elevazione. Dicesi l'enciclica, raggiunge un'espressione meravigliosa, quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell'incarnazione, vuole raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia, non dall'alto, ma da dentro, affinché del nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell'Eucaristia è già realizzata la pienezza ed è il centro vitale dell'universo. L'Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo che è uscito dalle mani di Dio ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione. Nel pane eucaristico la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l'unificazione con il Creatore stesso. Così il numero 236. L'assunzione da parte del Figlio della natura umana, dunque, della realtà creata, apre a questo dinamismo di risurrezione. Cristo risorto ha raggiunto già la pienezza di Dio che noi speriamo ancora, ma siamo stati salvati nella speranza, spe salvi. La risurrezione di Gesù porterà con sé anche la nostra, ma questo dinamismo ha una dimensione cosmica. Il Nuovo Testamento ci parla dei cieli nuovi e della terra nuova, nei quali abita la giustizia. Così, seconda lettera di Pietro, Apocalissi, citando Isaia 65. Certamente questi testi sottolineano le novità rispetto al cosmo che conosciamo. La terra sarà distrutta. I cieli e la terra di prima scompariranno, Apocalisse. L'accento è leggermente diverso nella lettera ai Romani, dove piuttosto l'evidente novità è una liberazione e trasformazione in solidarietà con la pienezza dei figli di Dio, come la schiavitù che ora la creazione soffre è conseguenza del peccato dell'uomo. Così dice Romani 8. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Romani 8. Anche l'universo materiale ha un posto nell'evento della ricapitolazione di tutto in Cristo, anche se non ci è permessa una descrizione del mondo futuro e della terra nuova. Il Concilio Vaticano II così si espresse. Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità e non sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo. E ciò che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità, resterà la carità i suoi frutti e sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo. Così Gaudium et Spes. 39. La salvezza è accaduta nella terra e anche la salvezza definitiva accadrà in questa terra trasformata. Non sappiamo né quando né come, ma che certamente avrà parte nella consumazione futura, come adesso è anche oggetto della cura del Creatore. E deve essere anche oggetto della cura dell'uomo, che la deve certamente godere, ma che non la può sfruttare secondo il suo capriccio. Dice l'enciclica, Gesù, Dio ha creato il mondo inscrivendo in esso un ordine e un dinamismo che l'essere umano non ha il diritto di ignorare. Quando leggiamo nel Vangelo che Gesù parla degli uccelli e dice che nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio, saremo capaci di maltrattarli e far loro del male? Invito tutti i cristiani a esplicitare
questa dimensione della propria conversione, permettendo che la forza e la luce della grazia ricevuta si estendano anche alla relazione con le altre creature e con il mondo che li circonda. Così numero 221. Soltanto Dio è il Signore del mondo e egli ha creato per la sua gloria. Lo sfruttamento della terra, che ci ha ricordato Papa Francesco, va di pari passo, e lo sappiamo bene, con l'ingiustizia sociale. Dice il Papa, oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Numero 49. Sono infatti i poveri, sia personalmente, ma ancora di più nei paesi meno sviluppati, e che sono i primi a soffrire le conseguenze degli squilibri ambientali e della spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando. Relazione dunque fra la cura della terra e l'attenzione ai poveri di questo mondo, che vanno insieme. A partire da Cristo risorto si apre davanti a noi e a tutto il cosmo un orizzonte di speranza. In Lui, che è la primizia, abbiamo l'inizio e la caparra della nostra risurrezione e della trasformazione dell'intero cosmo. Dice così il Papa, il traguardo del cammino dell'universo e nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risolto, fulcro della maturazione universale. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi, invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. L'essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, è attratto dalla pienezza di Cristo e chiamato a ricondurre tutte le creature al loro creatore. Così numero 83. Iniziavamo le nostre riflessioni con un brano della preghiera finale dell'enciclica, preghiera cristiana con il creato. Concludiamo con un altro brano di questa stessa preghiera. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, perché non cadano nel peccato dell'indifferenza. Amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando, Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì. Amen. Grazie tante.